Oggi andremo a provare le mappe più divertenti e virali di TikTok. E guardate qui che cavolo è. Cioè, sono spawnato praticamente all'interno della base avversaria. Quindi conviene scappare, non ci sono riuscito. Eh sì, per chi vuole vedere la mappa completa è proprio questa qui. Andiamo subito al centro della mappa, perché ovviamente l'obiettivo di Raffa Gemme è quello di raccogliere il più gemme possibile. Dobbiamo arrivare assolutamente a 10 gemme. E vi consiglio di seguire il video fino alla fine, perché questa qui è solo la prima delle mappe, non è neanche quella che ci fa più sclerare. Ormai è diventata praticamente una sfida all'ultimo sangue. Io mi teletrasporto di qua, provo a killare qualcuno. Il problema è che ce l'ho tutti quanti addosso. Per fortuna per ora siamo in vantaggio, perché oh, è partito anche il conto alla rovescia. Il problema è che è molto difficile. No, ti prego Maxine, dimmi che lo vuoi. E appunto, si è fatta killare, non ci voglio credere. E a questo punto è arrivato il momento di killare il carissimo Luan. Andatevene per favore, andate via. Prova ad usare una super. E niente, non trovo più l'avversario. Ottimo inizio. Oh, non ci voglio credere, all'ultimo secondo. Ma cosa cavolo stai dicendo? Vada signor Nick, vado a camperare, vengo anche io da te. Così provo a difenderti un minimo. Non farti killare, non farti killare, perché mancano solamente pochi secondi. Va bene. È ripartito il conto alla rovescia, ok, lo posso accettare. Basta che killiamo lui. Dov'è il mio compagno? Ok, ha preso il teletrasporto. Maxine è qui, killiamo quella lì avversaria e ci portiamo a casa la partita. Ma che fortuna! E tra l'altro all'interno del negozio ci sono un botto di offerte, come ad esempio il pacchetto Golden Week, che contiene anche le gemme che potranno servire per shoppare Edgar Pugnolesto. E mi raccomando, prima di shoppare inserite il codice Kazu, KAZU, prima di ricaricare le gemme oppure shoppare le offerte. Seconda mappa, la giamperella pazza. Questa qui è molto molto difficile, ma per fortuna no. Niente, non stiamo neanche in vantaggio. Il problema è che spawniamo tutti quanti di qua. Fatemi giampare, per favore, fatemi giampare. Mi devo togliere di qua. E io ho optato per il carissimo Stu, visto che lui va velocissimo. E tra l'altro posso usare anche la super nel caso voglia evitare qualche giamp. No, Scappa Kazu, perché abbiamo la testolina di Tick che per fortuna abbiamo killato. Perfetto, usiamo una bella super. Sì, continua ad avanzare contro gli avversari, anche se qui credo che il miglior brawler sia Maxine. E ci siamo ritrovati di nuovo qui al centro. Perfetto, giampia. Ma perché cavolo? Non ci voglio credere. Jelin aveva tolto la jump. E adesso come esco di qua? Fatemi uscire, ragazzi. Per favore aiutatemi. No, lo stanno facendo apposta. Cioè Jelin è proprio un infame. Ok, per fortuna abbiamo distrutto tutto. Chiliamo Jelin e ci possiamo vendicare. E a questo punto è arrivato il momento di scappare. Ciao ragazzi. Ah cavolo, stiamo ancora perdendo. Vai che lo killiamo Gelindo. Vai che viene killato. Perfetto. Questa mappa è super divertente, ancora più divertente dell'altra. Ma voi intanto, se non l'avete ancora fatto, spolliciate, iscrivetevi al canale cliccando la campanellina. È importante, io vi sto super. No, allora Tick, facciamo un accordo. Vieni di qua, tu ti fai killare, perché in questo momento io sono in svantaggio. A me non va bene, io la partita non la voglio perdere, onestamente. Fatemi colpire. Perfetto, contro Gelindo. Vai che lo killiamo, perfetto, abbiamo killato Gelindo. Il problema è che abbiamo perso. Yeah, Kazuo-san, concentrati per favore, perché questa volta siamo all'interno di rapina. Prima abbiamo perso, questa volta dobbiamo vincere, ok? Per fortuna ho selezionato Maxine, quindi possiamo avere un minimo di vantaggio. Ci siamo ricaricati anche la super, vai, killa. Però l'obiettivo, lo sapete meglio di me, è quello di distruggere la cassa avversari. Non ci stiamo minimamente avvicinando, ma per fortuna anche gli avversari non si sono avvicinati alla nostra cassa. Dobbiamo essere super coordinati. Quindi sì, completamente ignoranti, usiamo la super e ci facciamo killare. Cioè, ma posso essere sincero? Questa mappa è impossibile da giocare, ok? Che è tra le più virali di TikTok. Ma come faccio ad arrivare? Oh, c'era quasi riuscito. E ovviamente stiamo anche perdendo. Wow, che novità. Per fortuna stiamo perdendo di poco, ma è arrivato il momento di concentrarsi. Kazuo-san, devi arrivare alla base avversaria. Hai un solo obiettivo, che ti viene rovinato da Brock, che è stato killato però. Mancano solo 20 secondi. È arrivato il momento di fare il push finale e dobbiamo stare attenti a non far attaccare la nostra base. Vai di super. Perfetto. 7, 6, 5. Vai così.
sì, sì, mi sa che vinciamo, 2-1 e ci portiamo a casa la partita. Massima concentrazione, per ora siamo in vantaggio, apriamo una cassa e non troviamo niente. Questa qui è sicuramente l'ottima motivazione. Che motivazione, Brawl Stars. E mi raccomando, motivatevi anche voi, scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Kazu, K-A-Z-U. Anche perché vi ricordo che scade ogni 7 giorni ed eccoci qui all'interno di Assedio, quarta mappa più virale di TikTok. E guardate qui quante cavolo di jump ci sono. Ma buongiorno signor Pocio, vuole per caso farsi killare? Sì, venga qui. Adesso il problema è, ma dove cavolo spawnano sti bulloni? Mi sa che spawneranno solamente nei lati, perché al centro è tutto ricoperto dalle jump. Quindi ci sono davvero pochissimi punti a disposizione in cui spawnano i bulloni. E si sta avvicinando il robot avversario. Per fortuna che è di livello 1, quindi possiamo gestirlo per bene. Buongiorno signor robot, come va? Come va? Io nel dubbio attivo il gadget, mi faccio colpire un pochettino. Perfetto, è stato anche stordito il robot e mi sa che non riuscirà per niente a colpire la tua... Ottimo, 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 ottimo. Ma a questo punto è arrivato il momento di farmare bulloni. Per favore signori compagni, comportatevi bene. Grazie, primo bullone raccolto. Tra l'altro il primo bullone della storia di questa partita. Cioè finora avevamo 0 bulloni. Ma come cavolo è possibile? Mi sa che questa qui la perdiamo. Ma dove vuoi andare carissima Colette? Abbiamo ricaricato anche la super, quindi possiamo usarla tranquillamente. E chi è che sta attaccando? No, stavano attaccando la nostra torre d'assedio. Ma come si permettono? Calmi ragazzi, calmi. Si sta avvicinando un robot di livello 6, ma possiamo trattenerlo per bene. Io attivo il gadget, iniziamo a colpire il robot. Mamma mia, in difesa siamo molto molto bravi. Il problema è che non riusciamo a raccogliere bulloni. Vieni qui, vieni qui. Perfetto, Colette killata. Riusciamo a raccogliere il bullone. E dimmi che l'ultimo robot è il nostro, ti prego. Ti prego signor Brawl Stars, fa sì che l'ultimo robot, no, mi sa che non sarà il nostro, ma addirittura il pareggio, questo vuol dire che abbiamo automaticamente perso. Bla bla bla, va bene, questa qui è la fortuna dei principianti, quindi gli possiamo lasciare questa partita. È arrivato il momento dell'ultima mappa di TikTok. Signor Francuccio, lei è pronto a vincere? Lo vedo davvero tantissimo carico, ma io vorrei capire come funziona. Cioè non posso muovermi, non posso fare niente. Mi sono ritrovato questo di qua. Salve, salve, si può far attaccare per favore? Ma cosa sta succedendo? Siamo 5 brawler, fatti attaccare, no! Tra poco mi killano, no, 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 tra poco mi killano. Oh, prima kill da parte di Kazus, ne abbiamo raccolto già 2 power up. Brawler rimanenti 2. Cioè questo vuol dire che siamo già allo scontro finale. Ma vabbè, ma io non posso fare niente. E adesso mi sa che staremo mezz'ora così. Yeah, che bello ragazzi. Cioè io vado di qua e Leon va di là. Ottimo, ci rivediamo tra mezz'ora. One eternity later. Buongiorno. Come procede? Ah ok Frank, stai giocando molto molto bene. In realtà Frank mi ha detto che si sta allenando, perché comunque vuole farsi uscire l'addominale per l'estate, che sta per fare la prova costume. E in tutto ciò si sta avvicinando anche la nube tossica. Ma io ora che ci penso, ho vinto praticamente, perché Leon ha meno vita rispetto a Frank. Let's go. Frank ovviamente non ci delude mai, vero Frank? Bravissimo, abbiamo vinto. E anche oggi ne siamo usciti vittoriosi con queste mappe di TikTok. Vado ad inserire il codice Kazu nel negozio. Ma ce ne sono altre ancora più assurde, come questa. Oppure questa. Oh mio Dio. Ah, mi state dicendo che sono state apportate delle modifiche alla mappa e quindi io devo riprovare. Ma io volevo Francuccio. Perché c'è Bull? Non me l'ha Bull. No, scusami Bull. No, va bene, va bene, lo posso accettare. Vediamo un pochettino come... No way, pista, Bull. Ah sì, va bene Bull, ok, killo tutti, killo tutti. Guarda lì, bene. No, lo stavo per killare. Giro, giro, tondo, casca il mondo, casca la... Venite qui che c'è Bull che... Ah, niente, vabbè, è super sprecata, ma volendo possiamo attaccare... Mi ha killato!